Senza ricerca è veramente difficile. Quindi ormai i grandi guru che sentiremo oggi, che abbiamo sentito ieri e che fortunatamente noi continuiamo a leggere e meditare qua, ci dicono che il mondo si sta globalizzando, anche le multinazionali cinesi, indiane fanno questo da anni con efficienza. Le nostre imprese della moda, del design, devono cominciare a parlare questo linguaggio. Non è un linguaggio verbale, ma è di metodo. E quindi benvenuti al lavoro, perché il metodo continua anche grazie al vostro lavoro. Grazie anche a tutti i relatori e a tutti coloro che parteciperanno a questi giorni. Salute. Buongiorno a tutti, sono Anna Caprara, direttore del consorzio Moda Verona e rappresentante del distretto Verona Moda. E mi dispiace dover anch'io ringraziare la dottoressa Isalberti, ma effettivamente Fashion for Juliet è forse per Verona un'iniziativa a parte
che oltre ad essere innovativa, ma un'iniziativa anche che speriamo abbia una ricaduta nel tempo, diventando un appuntamento annuale di comitanza con la Pilare Tempo. Dico questo perché Verona sostanzialmente non è conosciuta per la moda, ma è conosciuta per moltissimi altri settori economici. Ma vi do semplicemente alcuni numeri: ci sono oltre 900 le aziende iscritte alla Camera di Commercio di Verona con i codici Ateco relativi all'abbigliamento. Se andiamo a considerare le aziende poi che vertono attorno ovviamente all'abbigliamento, quindi comunque la calzatura e l'accessorio, aggiungiamo altre 1000 realtà. Questo per dire semplicemente che c'è un indotto e questo territorio effettivamente è caratterizzato dal comparto del fashion. La tradizione non è quella che porta visibilità a questo comparto, quindi iniziative come queste secondo noi possono essere veramente interessanti e importanti per farlo conoscere. La filosofia prima accennata di Marconi relativamente all'innovazione, alla contaminazione tra imprese riguarda anche il nostro settore, per cui ci siamo trovati in questa iniziativa effettivamente a sposare pienamente quello che è il programma e le scelte effettuate, ecco perché siamo qua. Quindi ci auguriamo a tutti quanti l'interesse e anche l'attenzione nei confronti del comparto del mese. Grazie. Buona giornata a tutti e buon lavoro. Io invece sono qui in rappresentanza di Telefono Rosa, che la dottoressa Isalberto ha gentilmente voluto come partner, per dire due parole su Telefono Rosa, che è un'associazione volontaria di donne per le donne a livello nazionale. Noi qui a Verona esistiamo da circa 20 anni e diamo un aiuto concreto a tutte quelle richieste che provengono da donne che subiscono maltrattamenti, sia di carattere psicologico, che oggi vengono appunto riconosciuti come stalking, e sia di carattere invece più violento, inteso proprio come maltrattamento fisico. Noi offriamo un aiuto concreto, sia inviando queste donne in centri di accoglienza quando c'è bisogno di allontanare o fisicamente dalla nostra casa, sia con il supporto psicologico gratuito con delle avvocate e delle psicologhe. Capisco che forse sia un po' un momento all'acqua di tutto quello che andremo a discutere oggi, però ringrazio dell'opportunità di aver portato anche questa immagine della donna che purtroppo ancora oggi esiste. Quindi Giulietta e amore, ma però a volte anche tanta tristezza e tanto dolore.